Documenta una sorta, si potrebbe dire, una stagione di grazia della comunicazione e anche di quella che veniva chiamata la réclame, perché se adesso certe immagini hanno una forza anche violenta, cruda, oppure lavorano su una sintassi particolare nel comunicare o nel dare per scontate certe cose, questa mostra documenta invece un atteggiamento accostante e appunto aggraziato e raffinato insieme nel creare una sintesi di un insieme molto complesso di film, di narrazioni, ma allo stesso tempo cercando di trovare quel patetismo, quel carattere sentimentale che forse appunto la comunicazione contemporanea ha smarrito. Anche proprio lo scorcio, l'applicazione di questa professione verso una destinazione che era quella dei manifesti pubblicitari cinematografici, che ha segnato un momento della nostra storia, a parte che abbiamo tutti nel nostro immaginario a memoria e conserviamo i tratti e le espressioni di certi manifesti che sono qui presenti, ma allo stesso tempo documentano un atteggiamento, uno spirito. Questa è veramente una mostra che ha un taglio, oltre che semiologico, antropologico, sociologico e artistico in primo luogo.